Buongiorno a tutti. In occasione del quattrocentesimo anniversario della morte di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il settore formativo della provincia salesiana dell'Italia centrale, la parrocchia San Giovanni Bosco al Tuscolano in Roma e il centro culturale salesiano hanno deciso di organizzare una tavola rotonda per confrontarsi insieme sulla stampa cattolica e sul suo apporto nella società odierna. L'evento inizialmente era stato pensato in presenza, evento che avrebbe visto sia una tavola rotonda alla presenza di giornalisti e giovani studenti, insieme ad una presentazione tramite stand delle testate giornalistiche cattoliche di carattere cittadino, nazionale e internazionale. L'attuale situazione ci ha chiesto di proporre solo la tavola rotonda. Come evento online, con la certezza che in futuro avremo l'opportunità di recuperare il progetto originario. Vi ricordo comunque che questa modalità ci permette di interagire attraverso la chat di YouTube. Ci guiderà in questa tavola rotonda Luciano Ghelfi, che ringraziamo per la sua preziosa collaborazione. A lui l'onore di presentare i nostri ospiti. Buongiorno a tutti, agli amici collegati, a quelli che ci seguono attraverso YouTube. È un piacere oggi essere qui nella ricorrenza del patrono dei giornalisti italiani, San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti di tutto il mondo e attraverso la... Eh, l'ordine religioso che porta proprio il nome di San Francesco di Sales, i salesiani voluti eh, da Don Bosco. L'idea di confrontarsi sul senso oggi della stampa cattolica, della presenza cattolica nell'informazione è un'idea eh, stimolante. Per fare questa riflessione insieme, eh, abbiamo eh, scelto, abbiamo chiesto di essere con noi a Benedetta Rinaldi. Eh, giornalista televisiva, che ha una eh, lunga eh, storia proprio dentro i, i mezzi di informazione cattolici, dove ha eh, fatto la sua gavetta prima di arrivare alla RAI, dove eh, si è distinta in tante trasmissioni come a sua immagine, come community su RAI Italia, dove ci siamo peraltro conosciuti, ero ospite in quella trasmissione, La vita in diretta, Uno mattina, Elisir, e eh, spero che ci raggiunga tra pochissimo Marco Tarquinio, il direttore del quotidiano cattolico italiano a e Don Stefano Martoglio, il vicario del re rettore maggiore eh, dei salesiani. Eh, questo è il nostro gruppo in cui adesso per circa un'oretta cercheremo di confrontarci sul senso dell'informazione cattolica. Proprio da qui vorrei partire, partire da Benedetta, chiedendo a lei, anche mh, sulla base della propria esperienza personale di vita, del proprio percorso professionale, eh, un contributo sul tema che l'informazione, che diciamo la oggettività non esiste, è sempre parziale, eh, quali sono però le caratteristiche che deve avere e l'informazione cattolica qual è il punto di vista del cattolico nell'informazione benedetta eh, no. eh. Eh, Luciano Luciano, no Benedetta ci sei? Oh, senti perché? Perché? Per senti... cui ah, ah, s... sto cercando... Allora, attendiamo Benedetta. Va bene. E Luciano? Ora, ora, ora ti sentiamo. A te. Benedetta? Allora, dicevo che la parzialità dell'informatito, è la, la premessa... Non mi sento. Allora, c'è qualche problema di connessione con eh, Benedetta. Allora chiedo, mentre Benedetta magari prova a riconnettersi con noi, e speriamo tra pochi istanti, a Don Stefano eh, di aiutarmi eh, nel eh, definire questo campo di gioco dal, dal suo punto di vista. Allora, eh, grazie prima di tutto della possibilità e di questo chat, questo dialogo che fa memoria, fa eco e prezioso eh, nell'anniversario di Francesco di Sales e nello spirito che da Francesco di Sales Don Bosco e i Salesiani hanno preso. Eh, L'informazione eh, che è sempre parziale di parte o prospettica, le caratteristiche... Dal punto di vista dell'informazione cattolica. Allora, come Mondo Chiesa, come congregazione, essendo estesa in 134 paesi del mondo, un punto semplice che abbiamo chiaro e cerchiamo di portare avanti nel nome di Don Bosco e di Francesco di Sales, primo è avere una comunicazione, cioè esserci. Se lo vogliamo dire eh, con, i termini, con i termini antichi della vita religiosa avere voce in capitolo preziosissimo perché in tutti i secoli nel mondo attuale ancora di più se non comunichi non ci sei non esisti e eh, come chiesa come congregazione questo principio si declina nell'inventarsi tutti i modi piccoli semplici ma efficaci perché principio primo, la comunicazione arrivi. Un'altra cosa che cerchiamo di declinare quotidianamente, perché ovviamente siamo un macro diffuso in tutto il mondo, ma micro eh, in confronto con tutti i grandi gruppi di comunicazione sociale. Coltivare una comunicazione oggettiva, che sia... Presente prima, ma oggettiva, argomentata, verificabile. C'è cioè una cosa che il mondo in tutti i continenti e in tutte le lingue ci sta insegnando sempre di più perché è una pressione veramente, soprattutto sul mondo giovanile, che esiste prima di un'opinione pubblica un'opinione pubblicata, che è un'altra partita. E per cui l'opinione pubblicata se non è argomentata, oggettiva, verificabile, è una, co è una, comuni una comunicazione, diciamo così, eh, io lo dico a nome mio, eh, non è eh, diciamo che tutti la pensino così, una, coltivare una comunicazione che sia oggettiva, argomentata e verificabile, perché sia efficace e perché sia non politicamente corretta. Cioè l'obiettivo di una comunicazione nel nostro mondo pieno di comunicazione è raggiungere le persone, arrivare, trasmettere delle notizie, la buona notizia, eh, che in greco è Evangelion, eh, ma questo facendolo in un modo che abbia due effetti e sono altre due grandi caratteristiche secondo me della comunicazione sempre o dell'informazione, che dir si voglia. Far pensare, quindi nel trasmettere delle notizie, nell'informare, nell'annunciare, uno può mettere i verbi che vuole, far pensare, quindi crediamo che sia fondamentale un tipo di comunicazione che sia interrogante, che susciti domande che aiuti a leggere il tuo contesto e il mondo in cui vivi. E poi un'altra cosa che è figlia di questo processo, che sia una comunicazione illuminante. Ehm che dia forza e capacità di senso critico per elaborare mille altre cose che ti arrivano da altri canali e che ti vengono trasmesse a volte in modo un po' indirizzato, lo dico male, appunto politicamente corretto. E questo principio di arrivare con una comunicazione che sia oggettiva, argomentata, verificabile alle persone. Ma che sia una comunicazione e un'informazione che fa pensare, che interroghi, che suscita domande e che illumini, sta dietro a tantissime operazioni di informazione e di comunicazione che cerchiamo di portare avanti in tutti i mondi e in tutti i modi, eh? con le attrezzature possibili. Ringrazio eh, Don Stefano e torno da Benedetta che spiegherà. Mi pongo dei dubbi sulla nuova utenza dell'informazione. Cioè mi trovo pienamente d'accordo e sono nata, cresciuta, ho studiato in ambito salesiano con il concetto salesiano di comunicazione. Eh, però questo presuppone una, diciamo, capacità di ascolto, una capacità di una voglia di comprendere, eh, una voglia di approfondire e degli strumenti per farlo. Adesso la comunicazione, soprattutto dei giovani, è frammentaria è frazionata, è strillata, è sommaria, è il sentito dire, il famoso gioco del telefono e io non ho la soluzione per questo ma sicuramente eh, fare una formazione corretta come è stato detto è sicuramente è necessario perché sennò no, eh, non la fa più nessuno. Ma quanto verrà ascoltata dai giovani che sono quelli la cui opinione adesso conta, no? più dei, dei, dei grandi perché sono loro che hanno lo scettro della costruzione del mondo che verrà. Lo dico anche perché adesso sono coinvolta in un programma di stampo scientifico e fino all'altro giorno la scienza era un qualcosa di, ritenuto, diciamo, non tanto di inconfutabile, ma sicuramente di provato, di sperimentato, di accompagnato da ragionamenti e da competenze e tutt'oggi mi vedo costretta a constatare sui social di Elisir che arrivano dei commenti Fatemi dire, francamente, stupidi, stupidi, cioè, non, eh, che dimostrano che non si sta ascoltando il filologico di una comunicazione che anche noi, per carità, non è comunicazione di tipo cattolico, però è una comunicazione ragionata, eh, è una comunicazione verificabile, eppure non viene colta. Quindi, in questo piccolo paragone, eh, trasposto su un campo, che è quello cattolico, che eh, leggevo alcune frasi di Benedetto XVI, no? Che, preparatevi lo dico non come discorso diretto, ma a una chiesa catacombale, che sicuramente sarà la ripartenza di una chiesa che però è destinata al momento ad essere non ascoltata e minoritaria come dettame di opinione. Ecco, questo è tutto una, un grande quesito che mi, mi sto ponendo, perché non siamo più pop, non siamo più desiderabili come comunicazione, salvo poi i grandi problemi della vita, le grandi tappe, la malattia, la morte, che possono riportare, chiamiamolo così, l'utente ad un'informazione più approfondita. Ma su grandi temi come fine vita, come l'aborto, come la salute in generale, eh, parlo dal, dal coté medico, quanto la Chiesa viene ascoltata e può fare tutta la comunicazione ottima che vuole, ma è proprio come si dice, non c'è più peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Benedetta. Domanda a bruciapelo che eh, mi viene in mente sentendo le tue parole: questione di messaggio o di strumento del messaggio? E poi al volo su questo anche Don Stefano. Secondo me, di messaggio: io ho un approccio un po' negativo perché nell'ambiente mio, e Luciano lo conosce bene, c un po' di tutto si trova, no? anche di, da parte di chi fa informazione, per cui anche il grosso problema, per esempio, dell'informazione cattolica non è tanto il messaggio, ma il farsi trovare. Cioè trovare l'interlocutore giusto dal punto di vista televisivo o radiofonico che sappia veicolare un messaggio scomodo, come si diceva prima, scomodo perché il messaggio è scomodo, in una maniera però appetibile. Che non sia una maniera di nicchia, che non sia una maniera noiosa. E questo l'autore medio televisivo italiano non se lo pone neanche il problema dell'interlocuzione col mondo cattolico su temi che invece eh, eh, investono appieno i valori cattolici, che poi io almeno personalmente credo che siano valori universali, però adesso chiamiamoli cattolici. Quindi non è un problema. Soltanto di messaggio, che è un messaggio scomodo, ma quanti messaggi scomodi abbiamo sentito e continuiamo a sentire? È un messaggio proprio di trovare dei protagonisti, di trovare dei veicoli, trovare delle persone che siano in grado di veicolare il messaggio, persone che siano in grado di chiedere un certo tipo di veicoli. Perché poi chiaramente se non siamo presenti, se non siamo appetibili, se non abbiamo, se non forniamo soluzioni al mondo della comunicazione, se non facciamo tutto questo. Eh, nessuno ci interpella più. No Stefano, su questo, al volo. Eh, allora, bellissimo quello che diceva Benedetta. Io dico tre cose semplici da quello che posso capire. Primo, è che il messaggio, l'ha detto benissimo Benedetta, è scomodo punto. Eh? Perché io dicevo prima, non è politicamente corretto. Qualsiasi trasmissione di verità, seppur oggettiva, argomentata e verificabile, eh, non va secondo il pensiero corrente. C'è un altro livello dietro, eh? non è che vogliamo farla difficile o pensare di essere martiri, eh, diciamo così, d'ufficio. Il messaggio, nel senso del far pensare, del trasmettere una parola secondo una visione cristiana credente, è scientemente marginalizzato. Cioè qui c'è una regia dietro. Eh, no. Poi noi ci mettiamo del nostro perché il mondo Chiesa ehm, ha sempre avuto una capacità di comunicazione perché ha sempre avuto una grandissima capacità di relazione. Questa capacità di relazione, di stare sul territorio, di conoscere persone, di parlare alle persone, di essere nei contesti, un po' ce la stiamo perdendo e qualche volta i canali comunicativi che usiamo sono noiosi. Eh, quindi ci, ci sono anche dei problemi di mezzo, noiosi. Ma è vero anche secondo me che c'è una regia, secondo me, ha citato Papa Benedetto, Benedetta prima e più di così non si può dire, è chiarissimo che ci sono dei principi di persone che hanno in questo mondo molto potere e sono presenti e potenti che tendono a chiudere la bocca o a marginalizzare qualsiasi tipo di comunicazione che venga dall'ambito dell'informazione cattolica, ma per impedire di far pensare. In questo senso io chiudo facendo un'immagine. Una volta la Chiesa credeva di avere il monopolio della comunicazione. Pensate alla struttura parrocchia sul territorio. Perfino il Partito Comunista si è ispirato alla struttura parrocchia per diffondere la presenza. Credo che adesso bisogna avere il coraggio di chiedere di essere interferenza e di non smetterlo di farlo, perché se tu ti chiudi nel silenzio non sei comprensibile a chiunque. Don Stefano ha risposto aprendo degli scenari, aprendo degli ulteriori capitoli. Abbiamo capito che sicuramente in questo momento l'informazione cattolica, il messaggio cattolico è scomodo. Benedetta ce lo ha testimoniato molto bene. E, eppure l'informazione eh, cattolica c'è, cerca di resistere, ha una grande espressione che è proprio quella di avvenire. C'è tuttora, anche se in difficoltà oggettiva, la rete per esempio dei settimanali diocesani cattolici. Ma questa scomodità, l'essere scomodi è un bene o è un male? Benedetta è nella natura insita. È nella natura insita del cristianesimo, direi, perché eh, i potenti, le regie c'erano anche ai tempi di Gesù. Eh, Gesù è andato contro i potenti e ci ha rimesso. È partito minoritario, poi con il tempo si sono visti gli effetti, ma l'hanno inchiodato su una croce proprio perché era scomodo, dava fastidio. E quindi, eh, guarda, Don Stefano ha, ha toccato un argomento, quello della regia, che a me è molto caro, nel senso che alcune volte mi sembra proponendo alcune co cose che... Per me sono ovvie e sono anche di tutto rispetto trovare, adesso non con Elisir, ma quando ero magari a 1 mattina o altri programmi, cioè, dire qualcosa di cattolico non solo infastidiva, ma aveva proprio una chiusura da parte di chi magari doveva creare un dibattito e non faceva sì che avvenisse un dibattito o alla pari o comunque particolarmente brillante da questo punto di vista. E qui ritorno agli interlocutori, prendi un cattolico debole nella comunicazione, eccolo là, il confronto è garantito ma poi chiaramente non c'è quel seme che viene gettato. Sì, la regia c'è, però è anche vero che questi sono più bravi, <ride> per cui eh, si sono venduti meglio. Eh, bisogna immaginare di dover vendere un prodotto, che poi noi sappiamo che non è un prodotto commerciale, ma è un prodotto salvifico, che poi noi sappiamo che è un prodotto che è eh, finalizzato alla convivenza positiva. Fra tutti, fra uomini e donne. Sto pensando alla rivoluzionalità di Gesù che ferma tutti durante una lapidazione, lapidazioni che avvengono pure oggi per gli adulteri in alcuni tipi di religioni e culture. E quello arriva là e fate: oh, il primo che è senza peccato scagli la prima pietra. Li ha inchiodati, li ha inchiodati su di una cosa, ma si è messo contro un sistema rivoluzionando e danno un fastidio enorme. Andate oggi voi a un musulmano, a un crocchio di musulmani che magari stanno lapidando una donna, un adultera a dire così: e ha rischiato di suo. Quindi è stato molto bravo, si è venduto bene Gesù. Perdonatemi, non vorrei essere blasfema in questo, però ci ha rischiato del suo anche che poi è morto ma bene se ha scelto di suo allora intervengo perché benedetta ha di nuovo qualche problema di connessione però il suo messaggio è stato straordinariamente chiaro fermo benedetta purtroppo e vado da don Stefano per chiedergli don Stefano quindi è doveroso essere scomodi eh, io credo si possa dire che essere scomodi vuol dire essere fedeli al messaggio cioè al vangelo e in questo senso è un gran bene, eh, perché quello che tu vuoi portare e porti è una informazione, una notizia, un'illuminazione che viene da una visione del mondo e da un principio di umanità che è evidente. Per cui essere scomodi non vuol dire appiattirsi. Eh, Sull'opinione pubblicata, sul, su una cosa che vada bene per tutti, che è una media inglese edulcorata che alla fine non serve a nessuno. Quindi, in questo senso, credo che sia importante essere scomodi, avere anche l'umiltà di riconoscere di essere scomodi, ma perché questo dietro ha il coraggio di continuare a dire, la forza di trasmettere qualche cosa che non puoi spegnere perché non è tua e che in qualsiasi modo tu ti muova eh, cerca di arrivare alle persone per trasmettere dei frammenti di luce che mettano in moto delle domande. Io credo che in questo il mondo Chiesa eh, sta rincorrendo, sì, sta rincorrendo, e ci sono molte visioni diverse, se no non sarebbe cattolica la Chiesa. Ma è anche vero che per quanto riguarda la Chiesa che noi conosciamo, anche per esempio la conferenza dei vescovi italiani, sulla comunicazione hanno fatto delle scelte molto coraggiose, sul rimanere, rimanere, eh? come presenza, eh, diciamo così, evidente, anche se piccola, e accessibile alle persone, sia nel mondo televisivo, che è una cosa assolutamente difficile sia nel mondo dei giornali nazionali e locali. Quindi c'è eh, dietro questa scelta della Chiesa, è evidente, c'è una sorta di conversione della coscienza della Chiesa stessa dell'essere minoranza, dell'essere eh, un, un fermento, non dell'essere maggioranza, dell'essere tutti, del parlare urbi e torbi. Ecco, questo lo lasciamo agli stessi annunci. Guardate come parla Papa Francesco, è sempre diciamo così forte nella sua comunicazione perché è sempre capace di andare a cercare una luce nel messaggio di qualsiasi cosa parla che susciti domande nelle persone che lo ascoltano. Questo è molto al di là eh, de dell'azione credente, proprio co come magistero suo, come magistero suo. Infilandosi in tutti i mezzi possibili e immaginabili, eh? perché non avrebbe bisogno di cinguettare per essere il pontefice, però tutto serve, tutto serve, tutto serve perché è scomodo sì è un bene, ma uno scomodo positivo che porta luce e suscita domande. Quindi non avevo torto quando prima ponevo la questione anche dello strumento, bisogna sapere usare gli strumenti del tempo, diciamo, e quindi anche eh, la comunicazione via social, tutto eh, va bene, perché tanto si tratta di strumenti, se li si usano bene, diventano strumenti positivi e, e di veicolazione di un messaggio. Peraltro è quello che sta scritto negli ultimi messaggi, non soltanto di Bergoglio, anche di Papa Benedetto per le eh, giornate delle comunicazioni sociali. Quindi ogni anno su questo viene fatta un'ampia catechesi ai giornalisti. In quello di quest'anno mi colpiva tantissimo la frase consumare la suola delle scarpe, tornare a consumare la suola delle scarpe come dovere per eh, tutti i giornalisti, non solo quelli di ispirazione cattolica, ma per quelli di ispirazione cattolica probabilmente un po' di più. Guardando a San Francesco di Sales, al nostro eh, patrono, eh, come eh, può a questo punto, con quello che ci siamo detti, eh, la stampa cattolica, l'informazione cattolica nel tempo che ci è dato da vivere, perché su quello bisogna basarci, essere reale strumento eh, di veicolazione del messaggio, che è quindi un messaggio di evangelizzazione. Benedetta. Nella speranza che mi sentiate, <ride> il primo ostacolo alla comunicazione rispondo: Francesa È... ha praticato la mitezza e la bontà e È... prima... È andato a te uno dei terri più difficili dove c'è gente che non sa come lui. Qui la metafora della lascio delle scarpe alzate del... con purtroppo eh, Benedetta va e viene la comunicazione. Allora provo a rivolgere la stessa domanda. A don stefano e spero che nel frattempo si stabilizzi la tua linea e torno da te ti chiedo perdono veramente e passo a don stefano chiedo a lui questa diciamo provocazione comincio io poi benedetta segue grazie luciano allora pensando a francesco di sales io credo che ehm, ci siano alcune cose che trasmette per quello che lui ha vissuto e al cercare di conoscerlo e imitarlo ci dia forza uno è la passione della comunicazione tu hai citato nella catechesi sulla giornata dei giornalisti il consumare le scarpe se uno legge la storia dell'uomo Francesco di Sale se la missione che lui ha vissuto prima di essere vescovo giovane prete eh, lo manda il suo vescovo a fare una missione nel Chiablese dove si erano tutti appena convertiti al protestantesimo. Qui siamo prima degli ecumenismi ufficiali predicati dalle chiese, quindi, l'ecumenismo lì si faceva a fucilate, va a fare la missione nel Chiablese, che è una zona davanti a Ginevra, davanti al lago, e la sua passione gli fa inventare una serie di comunicazioni. Come la fissione di fogli perché la gente vedesse, perché quelli che non potevano e non volevano incontrarlo potessero vedere una parola che illuminava e suscitava domande. Quindi, io credo che da Francesco di Sales, nei nostri tempi, c'è un principio evangelizzatore che è il desiderio e la passione di evangelizzare, di fare informazione, di trasmettere seconda cosa. Di trasmettere un mondo di bene, un mondo di bene che molte volte non ti trasmette nessuno, perché non interessa a nessuno trasmettertelo. Perché se tu trasmetti una cosa che fa scandalo, fa gossip, suscita domande, tutte la riprendono. Se tu dici una verità bellissima, trasparente, coinvolgente, non te la ripiglia nessuno. L'essere sul terreno, eh, l'essere come interferenza alle comunicazioni dei grandi gruppi, è trasmettere con coraggio ma con umiltà che alcune cose te le vendono ma non esistono. Sapete, mi commentava prima uno che è qui davanti a me al tavolo che sulla notizia di quel ragazzo che è morto ieri nello stage a Udine, quello che è stato schiacciato da una potrella di ferro, povero ragazzo. Quello è un ragazzo che è di una scuola nostra, stava facendo lo stage. Stamattina sono uscite delle notizie in cui che cosa facevano? Attaccavano il principio dell'alternanza scuola-lavoro. Non c'entra niente. Non c'è più rispetto, ma neanche per la morte di un giovane. Che, perché? Perché cercano... La mala notizia, la, la cosa che faccia notizia, secondo una logica. Ecco, Francesco di Sales fulmina e fotografa questa cosa con la passione di comunicare e con la comunicazione di un mondo buono, bello, di un'umanità che è evangelizzata e che è evangelizzante, che è il modo umano di trasmettere, secondo il Vangelo, una comunicazione positiva che porta luce. Benedetta, vedo la, la situazione più stabile. Ci provo, Vai. ci provo, nel senso avevo detto, sarò sintetica perché sennò mi si perde eh, nella strada, dicevo Francesco di Sales è stato mite e buono, non è stato malizioso, quindi riprendo la coda di quello che diceva Don Stefano, ha usato la mitezza, eh, ha usato la bontà del messaggio stesso e si è andato però a cercare anche di suo un terreno non fertile per la sua predicazione, cioè scomodo un terreno dove si predicava tutt'altro ed era maggioritario un altro tipo di pensiero. Quindi più o meno la biografia, la vita del santo parla anche sul suo modo di fare comunicazione. Mi sembra un pensiero estremamente chiaro. Eh, scorrevo il messaggio della giornata eh, mondiale delle comunicazioni sociali di Papa Francesco. E c'è un altro passaggio su cui vorrei attirare la vostra attenzione, sul dovere di tutti i giornalisti. E uno dei doveri è quello di vedere di persona, cioè la chiamata eh, del Santo Padre è quello di eh, essere testimoni anche delle notizie che si scrivono. Nulla sostituisce mai completamente il vedere di persona, alcune cose si possono imparare solo facendo esperienza. Questo mi sembra una chiave di lettura estremamente interessante che interpella ancora di più il cattolico rispetto a qualunque altro uomo perché è la chiamata a essere testimoni anche nel eh, nostro impegno professionale di comunicatori. Cosa ne pensate? Benedetta, vai. Parto io che mi vedo, mi vedo collegata. Sì, allora, che funziona. Io penso, penso che sia anche molto... È chiaro che le basi del giornalismo, soprattutto il giornalismo di inchiesta o di cronaca, partono dall'esserci, perché sennò no il sentito dire non funziona. No? Eh, adesso in tempo di pandemia sarà stato più complesso, ma le regole che ti insegnano a scuola quelle sono. Secondo me la cosa importante, anche, e forse non sposterà tante virgole, però è essere testimoni con la propria vita. Cioè il fatto che tu sei cattolico e che fai comunicazione, lo devono vedere gli altri. Devi essere quello diverso. Chiamiamolo anche scemo perché comunque mi vedo un po' dal di fuori e sono quella magari che non viene percepita come una minaccia perché non ha, eh, diciamo, piani B, C, D. Ma è molto limpida e semplice in quello che dice e quello che fa. È, è la testimonianza che parte. Poi magari fare comunicazione è anche di conseguenza una, una cosa che, che, che avviene limpida così, ma anche per i colleghi, anche per l'ambiente, essere testimone, eh, anche quello conta secondo me. Eh, poi, ripeto, nell'ambito dell'informazione non so quanto eh, conti eh, come efficacia dell'informazione, intendo, ma come efficacia del gruppo di lavoro che anche esso fa informazione, quello sì. Don Stefano. Eh, guarda, Luciano, questa, questa cosa che tu hai ripreso del messaggio delle comunicazioni è fondamentale perché non è solo lo sforzarsi e il chiedere a tutti coloro che giornalisti fanno e sono importanti per tutti noi di essere aderenti alla realtà, ma di essere obbedienti alla realtà, oggettivo in quello che trasmetti, eh, capace di essere fedele e verificabile e capace di verificare ciò che trasmetti. Perché questa è la realtà, eh, la realtà bella, importante, che è quella... Papa Francesco chiede e crede è una cosa bellissima eh, perché credo che sia un altro grande passaggio che la Chiesa Cattolica ha fatto nel giro degli ultimi due secoli, ovviamente. E ha cambiato completamente il suo modo di vedere la comunicazione. Proprio alla scuola di santi, Francesco tra questi, ha cominciato a convertirsi alla capacità, alla coscienza che la comunicazione è importante. Deve essere mediata per arrivare a tutti, devi andare a cercare le persone dove sono, devi avere la coscienza che non sei maggioritario, ma devi dirla la verità, la realtà, perché non è una cosa che puoi tenerti in tasca. E questa cosa qua, tutti i papi, adesso Papa Francesco in continuazione, lo dicono con una forza grande. Non smettete di dire, di comunicare, di annunciare, di parlare, di trasmettere un bene che è più grande di voi. Guardate, io che viaggio su tavoli H24 sui cinque continenti, io mi tolgo il cappello di fronte a voi giornalisti italiani, perché sapete che di quello che dice Papa Francesco in tante altre nazioni, cominciando a nazioni europee, i mass media non riportano nulla, nulla, che è un modo di comunicare. Quindi si è messo peggio che l'Italia. Ok, benissimo. No, noi partiamo sempre dal presupposto di essere più indietro di tutti. Assolutamente. Qui ci sono principi di mh, oggettività e anche, mh, diciamo, scuole di pensiero diverse che permettono ancora e sempre che anche solo se il Papa parla, viene riportato in altre parti, in altre nazioni. Non vi dico i nomi perché sennò sarei banale. Manco più quello. Questa è veramente una sfida enorme. Riprendo sempre dal messaggio eh, della 55 ⁇ giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il Papa fa una citazione meravigliosa del beato Manuel Lozano Garrido, che era un giornalista spagnolo beatificato della prima metà del Novecento. Apri con strupore gli occhi a ciò che vedrai. E lascia le tue mani riempirsi della freschezza della linfa in modo che gli altri, quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo palpitante della vita. È una frase molto bella, mi fa pensare profondamente anche alla grande difficoltà di raccontare il bene. E questa è l'ultima pro, eh, eh, provocazione che voglio lanciarvi, nel senso che eh, il bene non fa notizia. E non è giusto che sia così, perché completa la realtà. Le ferre e le regole del giornalismo uh, sono quelle che fa più notizia il male che, eh, che piuttosto che non il bene. Quello è più rilevante. Però invece il, uh, il bene completa la realtà e c'è una uh, foresta che cresce, un oceano di bene, che eh, sui mezzi di comunicazione trova raramente spazio. Ci sono alcune esperienze in Italia di giornalismo, chiamiamolo positivo, ma sono veramente poche. È un tema che mi sta anche molto a cuore, al punto che come Rotary del distretto Roma e Lazio abbiamo lanciato addirittura un manifesto del giornalismo positivo per affermarle la necessità e io volevo riportarvi su questo sulla difficoltà di raccontare oltre al denunciare ciò che non va anche le tante persone che si adoperano per gli altri che ne pensate ma eh, sì, che il bene non faccia notizia è un problema annoso però tornando a Gesù lui ha detto la morte non ha l'ultima parola, che è un'ottima notizia, e questa ottima notizia riecheggia ancora oggi. Ripeto, secondo me mh, non è vero che non fa notizia il bene, è che probabilmente deve essere in porzioni, proporzioni minori rispetto alle cattive notizie. Perché qual è la, la dinamica psicologica, secondo me, che si instaura nel telespettatore medio del TG o nel lettore del quotidiano. È che se tutto fa schifo, poi alla fine io penso che l'umanità è brutta. Quando però poi giro per strada e vedo uno che mi aiuta, riprendo fiducia nell'umanità. Quindi molto probabilmente questa punta di notizia buona, cioè non possiamo pensare che diventi preponderante, ma probabilmente lo starci, il Corriere Buone Notizie, per esempio, il Corriere della Sera ha questa, questo inserto del martedì, mi pare, questo starci. Tutto sommato, fa gioco perché è quello che tiene accesa la speranza della fiducia nell'altro e della presenza dell'amore, nonostante tutto e nonostante tutti. Quindi, molto probabilmente. È, è, è una vocazione minoritaria quella del bene, ma guai a, a perderne no, la, la portata e la presenza. Poi eh, giusto un, una, una mh, io faccio interrogativi più che dare risposte perché non, 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 non ne sono magari in grado tante volte, però Don Stefano diceva no, eh, la comunicazione, eh, il, 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 il papa non viene neanche ripreso. Ci sono stati alcuni papi, Francesco è fra questi o Carlo Etigua prima di lui, insomma... Molto comunicativi, essi stessi in notizia, quindi difficilmente non riprendibili. La domanda vera è che cosa fa la stampa cattolica quando ci sono dei papi più introversi? Meno comunicativi, meno simpatici, fra virgolette, proprio nell'accezione primigenia del termine. È lì che, che la stampa cattolica deve fare un plus lavoro, non avendo probabilmente un traino forte di una personalità eh, sgargiante, chiamiamola così, perché poi anche i papi più timidi sono stati dei grandi papi, eh, per la verità. E quindi è un altro interrogativo che lancio. Luciano, il microfono. Grazie, grazie, grazie Benedetta. Eh, prima di Don Stefano, a cui voglio dare la parola perché anche lui risponda alla domanda che avevo fatto, voglio dare il benvenuto e poi sarà a questo punto il protagonista a Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire. Ci sia stato qualche problema eh. tecnico, Se siamo riusciti, sono felicissimo che ci abbia raggiunto Don Stefano e poi eh, Marco Tarquinio. Don Stefano. Ah, io aggiungo semplicemente una cosa a quello che tu hai introdotto e Benedetta ha commentato benissimo. Io credo che l'annuncio del bene, la foresta che cresce, che per natura sua, l'immagine che usiamo sempre, è meno rumorosa dell'albero che cade, però disegna anche due livelli chiari eh, che sono sempre comunicazione, informazione ed evangelizzazione per il mondo Chiesa. C'è la partita della comunicazione ufficiale, professionale, curata, competente, in cui voi siete maestri, e c'è lì si può dire molto e molto ha detto Benedetta. Eh, io ho detto delle cose secondo quello che ritenevo. Ma c'è una partita per tutti che è il principio del devi comunicare e comunicare il bene in qualsiasi servizio tu sia, perché l'obbedienza alla realtà, l'annuncio di una cosa. Che è più grande di te e che porta a un principio di umanità che illumina le persone. Questo secondo livello che è, una, è un livello sotterraneo di microcomunicazione, ma diffusissimo, per esempio, è quello su cui noi, come salesiani, moltissimo, ci siamo messi come mondo chiesa nella rete, nel mondo della rete, per arrivare in tutti i modi possibili e immaginabili, a più persone possibili perché la stessa comunicazione formale, ufficiale, professionale, economicamente non riusciamo più a reggerla. È semplice. Ha dei livelli di, di, di richieste anche dal punto di vista di sostenibilità economica che per alcune, per, per grandi pezzi di mondo non sono più eh, possibili. Quindi il messaggio che la giornata dei giornalisti che riprende lo spirito di Francesco Di Sale, se a un micro livello una comunicazione per tutti, di non smettere di essere comunicatori e informatori di una verità e di un annuncio e di una bontà della vita, che è un'umanità che viene dal Vangelo, in cui tutti siamo protagonisti e tutti dobbiamo comunicare. Marco Tarquinio, hai sentito gli ultimissimi interventi, abbiamo fatto un po' una disamina di quanto sia faticoso testimoniare attraverso l'informazione l'essere cattolici quanto è difficile marco fare avvenire oggi eh, buongiorno intanto ci eh, sono stato un po di traversie arrivavo da, da un altro ramo della rai diverso dal tuo ma fratello perché ero a sua <ride> immagine sul rai 1 e so, sono arrivato adesso qua allora ehm... È, diffi è difficile, come è difficile fare il nostro mestiere, diciamocelo chiaro. In questo momento è difficile fare i giornalisti, in tutti, in tutti i settori, in tutte le testate, in tutte le cose. Per i cattolici è un po' più difficile perché diciamo, eh, i cattolici fanno il giornale eh, delle buone notizie, no? non hanno bisogno di inventarsi un inserto perché i giornali fatti dai cattolici sono giornali che guardano anche al, al lato luminoso della cronaca, non guardano solo al lato oscuro, no? E io infatti non amo l'informazione recintata, anche se con avvenire propongo tutta una serie di inserti dedicati a questioni tematiche importanti, dall'economia civile alla famiglia, alla, alla cura, alla salute e via dicendo. Ecco, io credo che fare il giornale da cattolici in questo tempo sia fare, dal tutto dimostrare che si può ancora fare da giornalista a schiena diritta, come sempre. E su questo, permettimi di dire che non erano certo in condizioni davvero migliori delle nostre i nostri padri morali, che erano i giornalisti cattolici che facevano l'avvenire d'Italia a Bologna e l'Italia a Milano e che dopo la guerra, la seconda guerra mondiale furono gli unici giornali che poterono tornare in edicola con la propria testata. mentre Tutte le altre testate giornalistiche italiane dovettero cambiare la testata perché erano scesi a patti con i nazifascisti e pubblicato cose inenarrabili, bandi razziali, i cattolici non lo fecero piuttosto rompevano la carta, fermavano la distribuzione, non andavano in edicola pur di scrivere, non scrivere una cosa storta io sono erede di questa tradizione di giornalismo a schiena diritta di fronte alla, 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 alla prepotenza e all'errore all'errore umano, all'errore cristiano e sono l'ottavo direttore della storia di un giornale che è stato voluto, pensato, realizzato anche contro il parere di una parte dell'Episcopato italiano, da San Paolo VI, dicendoci che dovevamo fare un giornale non per farci dei clienti, ma per fare del bene, testuale. Poi i giornali campano se hanno quelli che sono anche clienti, nel senso che lo comprano, si abbonano, lo vanno a cercare in edicola, lo sostengono. Oggi noi siamo tra i primi quattro quotidiani italiani. Quando cominciò a fare il direttore... Nel 2009 eravamo l'undicesimo. Praticamente è l'unico giornale che non perde copie in una situazione di, drammatica. Di, in una situazione drammatica e considerate che siamo in grandi difficoltà perché ci stanno facendo eh, un, un, cioè, La pandemia ha fatto un disastro, ha fatto chiudere molte edicole. Le poste non consegnano più il giornale come prima in tante parti del nostro paese. L'unico giornale che ha fatto la battaglia per difendere gli uffici postali, questo fa il giornale di 14, non solo per interesse di bottega perché ci devono portare in 5.700 comuni sotto 1.100 che sono considerati troppo piccoli no eh, 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 lo facciamo perché le piccole comunità sono comunità allo stesso livello delle grandi eh, realtà cittadine nel nostro paese e devono avere i servizi che consentono di vivere adesso con la pandemia stiamo capendo che si può vivere meglio su tutto il territorio italiano probabilmente lavorando in certe condizioni una parte della settimana a distanza e rivivificando anche la rete della nostra umanità, della nostra no? italianità, che è diffusa, che abita territori montani, isolati, aree interne. Però servono i servizi, servono le cose. Un giornale aiuta a vedere. Noi siccome l'abbiamo sperimentato insieme alla gente, alle piccole comunità, questa battaglia l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta da soli. Questa è una battaglia di bene, secondo me è una battaglia di bene. Che i cattolici si debbano occupare di questo non c'entra niente con loro con loro, la loro vocazione a essere comunità dentro la comunità più grande, a essere lievito, secondo me c'entra moltissimo, perché la vita buona raccontata attraverso le cronache, le cronache messe a servizio della vita buona, ti aiutano a cambiare le realtà sorte, che vanno dal servizio postale che chiude fino alla criminalità organizzata che ti assedia, il lavoro fatto male che, che, che uccide le persone o avvelena l'aria, le intorno, siamo un giornale quotidiano, cartaceo e digitale che ha fatto la battaglia per il FAS in Veneto. Riguarda centinaia di migliaia di persone, queste particelle avvelenano la vita delle, della gente. Vale la pena o non vale la pena di parlarne? Poi fa più notizia quando facciamo per due anni di fila i titoli sulla Terra del Fuoco, eh, di cui non parla più nessuno, allora non ne parla più nessuno perché si moriva da vent'anni di cancro, lì era inutile parlarne. Per due anni in prima pagina, tutti i giorni, alla fine è venuta la legge sugli acoreati. Serve o non serve farle le battaglie? Secondo me serve. I cattolici mettono l'anima in queste battaglie. Noi abbiamo gli stessi doveri degli altri giornalisti. Io cominciavo a fare il giornalista in giornali diversi, da avvenire, l'ho fatto per una buona parte della mia carriera, cambiandone tre, quattro, anzi, sono arrivato ad avvenire e me ne sono innamorato per la libertà, per la possibilità poi addirittura mi è capitato di diventare direttore, sono infinitamente grato all'editore e ai miei colleghi che mi consentono di fare questo. Però sono anche preoccupato, ma sono anche molto speranzoso, perché penso che la gente abbia voglia e bisogno di un'informazione utile. Allora il problema è far capire che esista ancora, esiste sempre, deve continuare. Fammi dire una cosa, per fortuna che Marco Tarquino nel 2009 doveva essere un direttore di transizione per come tu oh, hai vabbè. raccolto Beh, mi ha, mi hanno il, anche, il testimone e l'hai portato avanti è una cosa straordinaria sono tredicesimo anno di lezione a ma mi hanno già detto che me ne ero andato già due o tre volte ma io me ne andrò quando sarò perché io penso che nessuno eh, nasca per fare per sempre una cosa, nella mia vita ho fatto diverse cose nel giornale ho fatto da redattore semplice a direttore in tutti i ruoli ho sempre fatto giornalista da 41 anni della mia vita ormai quindi è un mestiere che conosco abbastanza ma il giorno smetterò, continuerò a fare qualcosa sperando di essere utile, magari tornerò a fare il volontariato che ho fatto in tutta la prima parte della mia vita, anche quello basterebbe, insomma, diciamo, più tempo di scrittura per me, non lo so. Intanto finché devo, faccio quel che devo. Grande. E, e Grazie, quel che posso. Direttore. Grazie, direttore. Eh, una battuta finale a tutti e tre, ma la voglio prendere dalle parole di Marco Tarquinio. Eh, si può ancora fare giornalismo con la schiena dritta? È faticoso, lo capite, l'abbiamo lo capito tutti noi che stiamo ascoltando, eh, eh, dal contributo che ha dato Marco Tarquinio, è faticoso, ma è doveroso. Benedetta, Don Stefano, siete d'accordo? Poi faccio chiudere a Marco Tarquinio. D'accordo, sì, perché altrimenti come mai dovremmo essere diversi? In quale maniera? Eh, siamo chiamati alla diversità, siamo chiamati alla presenza e alla testimonianza e se il mondo va da una parte il cristiano deve andare dall'altra ma non per partito preso perché se va dalla parte giusta il mondo il cristiano si accoda o si mette come capofila però la vocazione del cristiano è essere contro le ingiustizie contro i soprusi contro i poteri che deviano il corso naturale della storia e l'umanità in generale per cui sicuramente il cristiano in generale faccia a lui il giornalista faccia il cuoco, faccia l'ostetrico, faccia non so quello che fa, deve opporsi se, e pagarne le conseguenze anche di persona, se questo dovesse essere necessario, sul modello supremo, che non è certo quello umano, ma è quello divino che ci ha insegnato Gesù. Don Stefano. È una parola solo ringraziando tantissimo dell'intervento di Marco Tarquinio, perché che noi come congregazione di educatori, come salesiani, abbiamo una grazia in più. Quello di trasmettere a tanti giovani che frequentano le nostre case, che sono 2000 in tutto il mondo, eh? questa passione. Questa 2000 molto... le case, non 2000, 2000 più, case più, sono molto di più. Di più. Secondo l'ONU, che ci ha censiti, non gliel'abbiamo chiesto noi, ogni giorno passano nelle case cesiane circa 15 milioni di giovani. Allora, la questione, che è una grazia, è trasmettere una passione del genere. Per diventare comunicatori, perché hai qualcosa da comunicare, ma anche per crescere professionisti con questo spirito, perché non è sicuro l'aria che gira. Marco, eh, grazie del tuo contributo, anche se sei arrivato nell'ultima parte, ci hai dato un aiuto enorme eh, in questa discussione. Il tuo messaggio quindi ai giovani qual è? <ride> per qualunque cosa vogliano fare nella loro vita e, e bisogna credere nel fatto soprattutto che serve prepararsi con gioia e con serietà. Perché noi viviamo un tempo, fra l'altro, una delle altre battaglie da venire contro la, il, gio, il dilagare del gioco d'azzardo no? nel nostro paese, che è un modo molto efficace e diretto per dire che la vita cambia per un colpo diretto, per un colpo di fortuna. Perché ti arriva all'improvviso un regalo. Noi crediamo che i doni esistano, sappiamo che tutto è dono nella nostra vita, no? che tutto è grazia. Però sappiamo anche che c'è la nostra parte, che è ineliminabile. Quindi bisogna prepararsi e non credere che la vita cambia per un colpo di vento: non cambia per un colpo di vento, cambia perché sai amare, perché sai eh, tenere una posizione quando è difficile tenerla, perché c'è la vista che guarda lontano. E sai capire che i tuoi gesti possono creare dei processi che portano la, la vita tua e della tua comunità più piccola, la famiglia, quella più grande, che è la città dove vivi, il tuo paese, in una certa direzione. Capire questo: questa è l'attività formativa e l'informazione. Informare è parente del formare, i salesiani non a caso sono dentro questa, questa, questa vocazione grande. E questo, avere la consapevolezza. Allora, un giovane io dico sempre, ognuno deve trovare la propria strada e capire che qualunque cosa sia, la cosa che è davanti, è, la, è una cosa importante, che sia una strada a quattro corsie o un sentiero, perché anche i sentieri portano in posti bellissimi, dove ci puoi arrivare solo con un sentiero. Quindi ognuno deve trovare la propria, rispondere alla propria vocazione, prepararsi, se vuole fare il giornalista. Dico, questo è un tempo difficile per fare i giornalisti, che sta cambiando tutto, si stanno destrutturando le redazioni, non ci sono più le comunità di lavoro, si tende a lasciare soli quelli che vogliono fare informazione. Allora, bisogna essere ancora più forti per farlo. Io li ammiro molto, i giovani colleghi che vogliono prendere questa strada. E dico loro, siate, siate forti, siate coraggiosi, preparatevi ad avere tante traversie, perché è un mondo che sta cambiando a velocità. E stiamo, abbiamo bisogno di persone buone che facciano questo mestiere perché sono gli occhi giusti, delle persone che si sforzano di essere giuste e di essere buone, che cambiano informazione. Altrimenti avremo sempre quelli che cercano i punti esclamativi dentro la cronaca, I, 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 le, le cose raccapriccianti e che fanno odious, eh, le, le cose volgari e, e, e la risata grassa. C'è un modo sano. È buono per raccontare tutto nessuna parola si è preclusa perché noi che crediamo nella parola che è Cristo sappiamo che tutte le parole sono eco di quella parola e quella parola può illuminarle tutte quindi non ci dobbiamo l'ho detto anche pochi giorni fa rispondendo al lettore non ci dobbiamo far togliere nessuna parola quelli che non vogliono si usi più la parola genere ma perché diamogli il significato giusto viviamolo bene non dobbiamo farci togliere le parole non dobbiamo farci togliere la speranza il Papa ce lo ricorda sempre e non dobbiamo perdere la, 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 la consapevolezza che non si finisce mai di prepararsi. Io ho 64 anni, faccio sto mestiere da più di 40 e continuo a imparare. Ho imparato ascoltando le cose detto dono Stefano. Ogni volta che incontro Benedetta dico che Benedetto è il giorno che l'ho conosciuta. È un'amica, una grande professionista. Luciano Gelfi, l'abbraccio, che è un gran giornalista e viva. E avanti insieme. Grazie. Grazie a Marco Tarquino, direttore di Avvenire. Grazie a Benedetta Rinaldi giornalista conduttrice televisiva della RAI, grazie a Don Stefano Martoglio, attraverso di lui ringrazio tutta la famiglia salesiana che ha consentito oggi di riflettere insieme sul senso della stampa cattolica, dell'informazione cattolica, di essere cattolici nel mondo dell'informazione. Fare giornalismo con la schiena dritta, dice Marco Tarquinio, consumare la suola delle scarpe, dice Papa Francesco, sono un po' la conclusione del nostro confronto di oggi. Ancora grazie da parte mia a tutti quanti. Grazie a voi. Buona domenica. Buona domenica.